Un saluto a tutti e benvenuti a questo appuntamento qui, come sempre, nella serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre per voi amici ed amiche di YouTube, nella descrizione del video trovate il link per poter iscrivervi ai miei social. Allora ragazzi, andiamo avanti un pochettino con i lavori. Allora, oggi andiamo a fare finalmente, andremo a gradualmente a far sì di poter ripristinare come era allo stato il famoso campo grande, che sarebbe il 16, 14 e 15. Andremo gradualmente a creare un unico campo grande. Come sempre ringrazio ovviamente Jason Farmer per l'idea. Ovviamente ci tengo a dirlo. Allora, oggi andremo ad apportare una piccola modifica alla mappa. Allora, iniziamo innanzitutto a vedere il nostro amico Peppeniello come sta. Eccolo qua Peppeniello. Uè Peppeniello. Peppeniello. Bravo Peppenullo, bravo Peppeniello. Allora, diamogli subito delle super crocchette. Ecco qua, bravo Peppenillo, vai. Allora, ora ci abbiamo ancora da sistemare un po'. Ci abbiamo un bel po' di cose da fare in questa serie. Quindi dobbiamo fare ancora un po' di... Aiaiai. Qui, Moreno carissimo. Buon pomeriggio, grazie per essere passato. Ragazzi, come sempre, ovviamente vi invito a passare nel canale di YouTube di Moreno, ma anche quello di Twitch, a lasciare un bel like ai video e soprattutto attivate le campanellozze. Per voi amici di YouTube, naturalmente, se state guardando questo video, vi invito assolutamente a passare nel suo canalozzo e andarvi a guardare il sub-ultimo video che ha girato su Euro Truck Simulator 2 insieme al mitico Gianluca Games, che salutiamo. Allora, ci facciamo intanto un giretto qua. Allora, le cose di cotone sono cresciute. Ok, Vin. Ok, fine, tutto a posto. Apro tubo, bomba. Allora, perfetto. Allora, diamo un'occhiatina un attimo come stiamo messi con gli animalozzi. Allora, abbiamo i maialozzi che stanno tutto sommato, stanno anche abbastanza bene. Poi abbiamo le gallinozze. Gallinozze. Allora, il cibo, dobbiamo produrre cracker corns e girasoli. Allora, poi vediamo un attimino se ci abbiamo qualcosa in deposito. Allora, qua, caccio. Allora, qua, assolutamente, sì. Stanno a secco, caccio. Stanno completamente a secco. Le nostre povere vaccarozze. Anche se ultimamente ho visto che qui su Farming 22 non ne vale la pena, però io li allevo soprattutto per il concime. Ovviamente conviene sicuramente avere più mucche o vacche, vaccarozze. E so,
Hi everyone, welcome to this video. And as I say every time, first of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, peoples and supporters of this channel and people that are following my social media channels. And if you are not a follower, you can do it for free. You will find in the video description a few links. Thank you so much. Allora, comunque mi hai fatto morire, amore, con il... mi hai fatto morire da ridere insieme a Gianluca il video di stamattina, quello là di Eurotruck. Mamma mia, che spasso. Infatti quando mi è arrivata la notifica sono andato subito a vedere. Bella la spallata che ti ha dato. Oppla, si è ingastrato. Ecco qua, vai. Ci abbiamo le vaccarozze che ci hanno fame. I vaccaroschi. Allora, abbiamo quasi fatto il pieno, ok. Aspetta, però qua ci vorrebbe il fieno, quindi questo me lo vado a scaricare. Devo vedere se c'è un po' di fieno. Dovrei avere un po' di fieno nell'essiccatore qua sotto. Importante questa miscela, perché vi permetterà comunque di avere una razione molto ma molto più ricca, razione mista. And so I will try to respect the parameters down here, so I will bring a few of wheat and something like that, and I will use them to do a very rich show. Ma penso per un'oretta più o meno, un'oretta e mezza, ma non ti preoccupare, vai tranquillo, seppure non lo fai, no problemas. Allora, recuperiamo un po' di fieno, vediamo un po' se ci avanza. Fieno dovrebbe esserci qualcosa. Allora, erba no. Ah, un po' d'erba ci serve. Ok, andiamo a scarication nel frattempo. Ok, vai tranquillo, non ti preoccupare. Poi ci organizziamo anche per fare una registrazione insieme. E tuzzo e tuzzo. C'è una bella sbattutella di mani al nostro Morinoschi. E tuzzo e tuzzo. Vi raccomando, ragazzuoli, passate anche nel canale di Moreno e se non siete iscritti al suo canale Twitch, ma anche al suo canale YouTube, ragazzuoli, vi invito a farlo, perché vi farete un bel po' di risatine. Opola, qua nel frattempo la chiamo un pochettino. Comunque è tutto normale, a quanto pare si è stabilizzato un pochettino Moreno il gioco, quindi per il momento non lagga più tantissimo. Allora, erba. Ecco qua, ci andiamo a fare le porzioni e le proporzioni giuste, ovviamente. Amici di YouTube, naturalmente fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo, lasciate un commento, mi raccomando, e soprattutto lasciate un bel like. Allora, un altro po' di erba ci vuole, l'Everest, quindi andiamo a prendere un altro po' di Everest. E grazie ancora al mitico Jason Farmer 81, o al mitico Jason Farmer, che mi ha suggerito di riportare questa serie
qui su Farming Simulator 22. E a proposito di cibo, se volete acquistare il cibo biologico italiano al 100%, per voi amici ed amiche di YouTube, nella descrizione del video troverete il link per acquistare da I Piani Bio. Digitate su Google www.ipianibio.it e potrete trovare una vasta scelta di farine, di farro, ceci, tutto biologico al 100%, senza uso di pesticidi e né di prodotti chimici. Quindi www.ipianibio.it, li trovate anche su Facebook e Instagram. E facciamo partire anche lo spot pubblicitario. Grazie Morino, naturalmente, ci becchiamo dopo. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai acqua, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, mi raccomando, acquistate con grande fiducia dai Piani Bio, naturalmente, perché troverete il cibo biologico italiano al 100% e, come dice lo spot pubblicitario, alle pendici del Monte Cucco, quindi nella nostra meravigliosa Italia, nella meravigliosa regione Umbria, troverete l'azienda agricola I Piani. Seguiteli, mi raccomando, su Facebook, anche su Instagram, per essere informati su tutte le loro promozioni, sui loro prodotti. Allora, detto questo, qui abbiamo sistemato. Allora, prendiamo la macchinozza qua e andiamo subito a dar da mangiare alle vaccarozze. Ecco qua, si parte. Avete riconosciuto la targa? Ebbene sì, diciamo che il titolo di questa serie prende spunto sì dalla vecchia serie di Farming 19, ma ovviamente prende spunto appunto da una serie di film degli anni 80, proprio quella lì, esattamente. Ritorno al futuro, ovviamente, ritorno alle origini, va un po' parafrasando quella serie. E quindi, se non avete visto il trailer della serie, vi invito ad andare nel canale YouTube e a cercare Ritorno alle origini trailer. E lì naturalmente troverete una cosa simpatica, fatta completamente da me, ovviamente, con l'utilizzo di un software che ovviamente mi permetteva di cambiare l'altezza della voce. Allora, nell'episodio precedente noi abbiamo raccolto il cotone dal campo, questo qui. Oggi andiamo a raccogliere i girasoli qua. E naturalmente questo quasi quasi uno da mettere là sotto. Raccoglieremo i girasoli e vedremo un po' cosa riusciremo a fare. De buenos. Ecco qua. Allora, qua dobbiamo dar da mangiare, abbiamo detto, alle nostre mucche.
Allora, vediamo un po'. Cacchio, i cavallozzi pure loro stanno patendo la fame. Quindi dobbiamo. Aspetta, paglia. Sì, ragazzi, oggi ci occuperemo un poco di tutti i nostri amicozzi. Allora, i maialozzi tutto a posto. Galli nozze, diciamo che stanno forse un po' di girasoli. Cracked corn che dovrebbe essere. Cracked corn. Vediamo un po', dovrebbe essere il mulino, se non ricordo male. Vediamo un attimo questo cosa produce. Allora, let's check. Allora, vediamo un po'. Ah, questo produce il. Ok, dovremmo averla nell'area industriale. Quindi andiamo avanti con nel dar da mangiare alle nostre vaccarozze nel frattempo. E se siete appassionati di farming, vi invito a passare anche nel canale del presidentissimo La Zappa Storta, ma anche nel canale di Cayman Loré, anche nel canale di Maurizio Max, anche se lui non sempre va in live, ma naturalmente vi invito a passare anche nel suo canale, così come nel canale di Moreno. Morino, morino, morino. E insomma, passate a fargli fare un piccolo salutozzo. Allora, fieno ed erba. Ok, vediamo se abbiamo un po' di fieno nel silos qua. Mi sembra di no, non vorrei sbagliare. Diciamo che faremo anche una scorta qui. Allora, vediamo un poco. Mais, ula, no, non ce l'abbiamo. Vabbè. Ok, we do not have some grass in the silos. We making the silos. And welcome for you. Allora, nel frattempo andiamo a vedere un po' le gallinozze se ci hanno fatto qualche palletto di uova. Allora, oh, hanno quasi completato un bel pallet di uova. Ovviamente la maggior parte di queste mod che sto utilizzando in questa serie sono presenti nel mod hub ufficiale, ma alcune di queste ovviamente le trovate nei siti esterni. E il sito dove io prendo queste mod si chiama kingmods.net, ma naturalmente nella descrizione del video per voi amici ed amiche di YouTube trovate il link dove potete scaricare direttamente tutto il pacchetto delle mod che sto utilizzando. Trovate il link, ecco, per le mod che sto utilizzando in questa serie. Ok, vai. Oh, capparocciero. Quindi dobbiamo ricordarci di mettere da parte un po' di fieno anche qua. Perché ovviamente. Aspetta, mi sa che un po' di fieno dovremmo averlo nell'area industriale, cioè dove ci sono le produzioni. Quindi scarichiamo questo. Beh, qua adesso facciamo il pieno. Adesso svuotiamo completamente il camion, poi andiamo avanti. Vediamo se siamo fortunati. 60.000 litri, ma mi sa che fa il pieno. 50.000 litri. Va bene, va bene. Ci avanza qualcosa? Vediamo un po'. Allora, 60.000, 50.000. Ah, ok, qui giustamente ne sono di meno, perfetto.
No. Qui a 60.000. Credo di sì. Andiamo a fare un saltino nell'area industriale e vediamo se riusciamo a recuperare un po' di fieno e lo riportiamo di qua. Così poi diamo anche un'occhiatina ai cavallozzi di là. And so, this is a quite part heart of this mission. I missed a lot of things. And it is a lot of time that I do not come here. And so I have a lot of things to do. Allora, forse cracked corn. Forse possiamo mettere il mulino da questa parte qua. Ah, aspetta, ecco qua, ok. Cracked corn. We have here, we will find here, ok. We have all the things that we need. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Allora, mo qua. Vediamo, forse devo attivare qua. Grain mills, vediamo un po' se dobbiamo attivare il trigger rosso qua. Dove sta il trigger? Where is the trigger? It's here. Oh, abbiamo anche un bel po' di situazione. Allora, generare cracked corn, generare, ok, cracked corn. Quindi cracked corn 20 attivo, ecco qua, perfetto. Allora, dunque, nel frattempo che va a produrre la situazione qua, facciamo anche, ah giusto, mi stavo dimenticando che dobbiamo prendere il fieno, un po' di fieno che forse dovremmo trovarlo qua, perché qua con i cavallozzi fieno, ecco qua il fienozzo. Oh, qui abbiamo anche la produzione naturalmente di vestiti. Allora direi che potrebbe bastare qua, che poi ovviamente il fieno serve anche ai cavallozzi. And so let's go to the barn and I will give to the cow all the things that they need, and then we will start working on the fields. On the field or on the fields. E approfitto ancora per ringraziare naturalmente Luciano, l'ultimo iscritto nel canale, e volevo anche dire thank you for subscribing, my friend. There is a friend that is, his name is in a Arab alphabet, so I don't know his name. So my friend, thank you so much for following my channel. Thank you. E naturalmente ho ringraziato un nuovo iscritto che ha il nick scritto nei caratteri arabi, quindi non conosco il suo nome. Lo ringrazio. Allora, je veux dire merci à l'ami che il a son nom avec les lettres arabes, naturellement. Merci beaucoup à toi, mon ami. Merci pour avoir suivi mon canal. Bienvenue. J'espère que tu vas bien agréer mes vidéos. Voilà, merci beaucoup à toi.
Ok, può darsi che l'amico parla in francese, quindi. Magari lo ringraziate che lui magari mi ha capito. Allora, salute degli animali, questo mi dà 0%, ma ovviamente se faccio scorrere un po' il tempo più velocemente, dopo un po', diciamo che, ecco, mettiamo a scorrere il tempo a 2%, così. Allora, 2 per, quindi andiamo subito a KRG Graphics. Grazie per il follow. Thank you so much for the follow, KRG Graphics. Thank you so much for the follow. Welcome to the channel. Thank you, my friend. Welcome. And so now I will do a lot of works or job on the field. Ecco qua. Vai. Ok. Stretch. Oh, grazie. Benvenuto, caro Francesco. Guarda, Francesco, terrò presente della tua proposta, anche perché per il momento non, diciamo così, essendo un canale un po' più piccolino, non vedo ancora l'esigenza di fare altri lavori grafici, però comunque ti terrò presente, insomma. Grazie comunque per la proposta. Amici di YouTube, naturalmente tu sei anche su YouTube, Francesco, così facciamo anche un po' di pubblicità al tuo canale, magari qualcuno che può essere interessato direttamente da YouTube ti passa a trovare. Amici di Instagram, passate nel canale dell'amico Francesco. Francesco, se mi dici il nome del canale Instagram, così gli amici e le amiche di YouTube, naturalmente, che guarderanno sto video, passeranno anche da te, quindi diamo anche una mano un po' a te, insomma, visto i chiari di luna, come si dice in gergo, visti questi tempi, almeno cerco di darti una mano indirettamente. Oh, cabaroggero, qui ci siamo quasi, ecco qua. Ovviamente questa lama non ha la trinciatrice incorporata, ma la trovate nella quella tra dragone, una cosa del genere. Quella lì è ottima, ve la consiglio, ovviamente, che mi fu consigliata anche all'epoca dal mitico Jason Farmer, e praticamente non avrete più gli steli così, ma vi troverete già fatto il lavoro, un quarto del lavoro ve lo troverete già fatto. Allora, qua però c'è il GPS. Oh, allora, quasi utilizziamo il GPS qua, così, anche perché l'abbiamo pagato, eppure caro e salato, quindi vai giù. Allora, Alt C, Ctrl S, larghezza di lavoro, la rifacciamo, imposta A, e dobbiamo percorrere un certo numero di metri, ovviamente, perché essendo la lama molto grande
non sarà sufficiente fare 2 metri. In posta B, perfetto, abbiamo già il nostro GPS bello e pronto. Ecco qua. Quindi qua dobbiamo assolutamente fare un po' di fieno. Vediamo un po' nei prossimi appuntamenti, perché hanno dato che il fieno qua scarseggia. Ecco qua. Ovviamente l'orientamento è così, non vi preoccupate, perché poi ovviamente andremo a sistemare. Allora, qua a modo i semi di girasole abbiamo detto che ci servono per le galline, e ci serve anche il cracked corn, che naturalmente noi faremo soltanto una piccola scorta di grano tostato, giusto per le galline. Se non ricordo male, sono circa 15.000 litri l'anno dovrebbero consumare le gallinozze. And so I will produce cracked corn just for the chicken. There should be not too much we will produce. Allora, 83%. Let's unload here in the in the silos. Et je disais que nous avons besoin du grain, je suppose toasté, séché, pardon, pour les poulets. Donc je vais produire à peu près 5000 litres. Et ça doit être suffisant pour les faire manger pour une année. Et donc on va faire un peu de choses, voilà. Abbiamo anche, a quanto pare, il sistema che ci suona quando arriva all'80% del serbatoio della tribbia qua. Ecco qua. Poi ci saranno ovviamente delle novità in questa serie, quindi riprenderemo anche l'utilizzo del pivot. Non vi preoccupate, amici ed amiche, perché mi ricordo bene che avete gradito la serie con il pivot, e quindi non farò mancare il ritorno di questa serie, perché insomma ho visto che vi è piaciuta. E naturalmente i pivot sono mod che non si trovano nel mod hub ufficiale. E voilà, le jeux sont faits. Facciamo un bel applauso naturalmente a tutti coloro che si iscrivono al canale, e soprattutto che restano e non scappano subito. Ecco, quelli che magari ci seguono per un po' di tempo. Ecco qua. A posto. Allora, qua i campi noto già così a occhio che vanno lavorati, e non poco, perché noto che sono molto avidi in fatto di sostanze qua nel terreno. Infatti mi sa che
facciamo le lavorazioni come ci ha insegnato il gran maestro Jason Farmer. Caro Jason, quando vuoi, ricordati che sei sempre il benvenuto in questo canale, ma naturalmente grazie ovviamente ai tuoi consigli. Peccato che non posso, come dire, ricambiare la tua cortesia, la tua gentilezza, ma comunque sappi che sei il numero uno, grande Jason. Ecco qua. Allora, qua abbiamo lasciato un buffet. Ecco qua. Andiamo avanti. Weather update. Please be aware snow is coming. It could be heavy at times. Ok, grazie. Abbiamo anche la nostra operatrice di centrale che ci avvisa che il tempo sta passando, ovviamente. E questa mod la trovate nel mod hub esterno, sempre in kingmods.net. King come re, mods.net. Ecco qui. Ci ha anche avvisato, non so di che cosa. GPS. Ecco qua. Abbassiamo. E vai. Bisogna cercare di stare quanto più possibile dritti, perché ovviamente si rischia di fare un lavoraggio. Ecco qua. Allora qua poi dobbiamo, una volta raccolto queste cose, poi una porzioncina la dobbiamo portare alle gallinozze, che ce l'abbiamo proprio qua vicino. Chicken le poulet, cracker corns. Nel frattempo poi dovremmo avere anche prodotto il mais tostato, credo, quindi il mangime per le gallinozze, e quindi ci tocca naturalmente andarne a raccogliere un po' per far sì che le nostre galline abbiano i giusti nutrimenti e quindi produrre tante uova. Oh, 40% e 80%. E suona l'allarme questo audio. Ok, 90%. Naturalmente allora questo però sì, le vado a scaricare dopo con il camion. Ovviamente io vado a scaricare direttamente nel silos, perché così, just the way, I don't know why I unload directly into the silos, but I'm just working that way. And just the way it is. Celine Dion. Na 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 na, let me out. Talking, walking on face. Sì, Celine Dion.
That's the way it is, and that's the way it is. Vai. Rallentrizzati. Ecco qua. Naturalmente sto utilizzando la mod del GPS, quella lì. Del mitico. Della situazione. Un applauso naturalmente. Grazie mille per il follow, naturalmente. Benvenuti a tutti quanti voi nel canale. Mi auguro di ospitarvi ed avere l'onore di avervi per molto tempo, e quindi non per un touch and go, come molto spesso capita in questo canalozzo. Naturalmente benvenuti, thank you so much. Tricche e l'ariulla. Ecco qua. Allora la linea sta qua, vai. Ecco qua. Mo fra poco dovrebbe dare il campanellozzo d'allarme, dovrebbe avvisarci che a breve dobbiamo andare a scarication. Unloading the harvesting machine. Yeah, we will do. When the man most and easy we have. When you're ready to go, is by Sam. And that's the way it is. And that's the way it is. Siamo pochi. E salutiamo il Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi, che naturalmente ci è passato a salutare prima. Naturalmente ringrazio anche l'amico Francesco che si è iscritto al canale. Mi auguro naturalmente di averti per un bel po' di tempo, caro Francesco. Caro Francesco ovviamente non mi ha risposto. Comunque, se possiamo dare una mano a Francesco, diamogli una mano, visti chiari luna, come si dice da queste parti. Visti insomma questi periodi un po' particolarmente duri, diamo una mano anche a lui. Diamo una mano, ecco, diamoci una mano fra streamer, ma anche tra persone che, diciamo così, con indirettamente con gli streamers in qualche modo si guadagna la pagnotta. Quindi, caro Francesco, se stai guardando questo video su YouTube, ti invito gentilmente a scrivermi, non mettere il link, mi raccomando, a scrivere come si chiama il tuo canale Instagram. Seppure c'hai 100.000 follower, non ti preoccupare, che lo zio Dab qua non è che si mette a fare, come si dice da queste parti, o all'angoppa munnez, quindi non ti preoccupare. Sono una persona estremamente riservata, quindi se posso darti una mano, a disposizione, se ti fa piacere, naturalmente. Allora qua mi sa che ci devo venire assolutamente con in mezzo, per forza. Con quale mezzo? Bella domanda. Ma nel cassone, beh, che sono 1000 litri qua. Cacchio, no, l'ho riempito.
Beh, intanto facciamo una cosa. Giusto? Noi adesso la razione mista, mo quasi quasi, vediamo se la prende. Così svuotiamo il nostro camion, no? Siamo uno, siamo in tanti, tu non sai nemmeno quanti. Mi sa che abbiamo fatto il pieno? Sì. Qua 9000 litri di razione mista, allora la andiamo a scaricare nel silos, sperando di ricordarmi. Ah, giusto, i girasoli, quasi quasi. Vabbè, mo li prendiamo. Là. E ci serve mais. Mais 144.000 litri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sì, 144.000 litri. Quindi abbiamo mais a sufficienza per sfamare per un anno le nostre gallinozze. Allora, cosa dovevo fare? Ah, sì. Devo scaricare la trebbia. Ah, ma io che stupido, volevo scaricare i semi di girasole dalle gallinozze e quelle perciò non se le prendevo mai. Giustamente, alle gallinozze non piace. They don't like. Allora. Ok, quindi stavamo già sbagliando uno step. Allora, visto che ci abbiamo il coso là, io direi che acquistiamo qualche cracked corn. E quindi diciamo il mais essiccato, non so se si può definire così. E lo iniziamo a dare un pochettino alle gallinozze qua. Mo scarichiamo, svuotiamo il mezzo, poi andiamo direttamente là che abbiamo il bocchettone del nostro fornitore che ci viene a scaricare e la cosa direttamente nel silos. Ecco qua. Allora, qua ci sono un bel po' di cose da fare. Anzi, quasi quasi. Visto che è così, questo me lo metto a posto. E ci facciamo qualche altra cosuccia nel frattempo. Magari così. Quindi qua ipoteticamente ci vorrebbe la trincia e l'aria là. Ok, allora là dovrebbe andare la mietitrebbia. Allora devi dispiegare perché si deve dispiegare, va bene, facciamo la terra. Devi dispiegare l'attrezzo. Ok, scusate se sono sembrato un po' troppo rude, ma qui allora spegniamo pure il GPS. Ecco qua, let's switch off the GPS. On va désallumer le GPS. Voilà, et voilà, les jeux sont faits. Attachez vos ceintures en voiture, en voiture. Et faites beaucoup d'attention quand vous êtes sur votre motorette, sur votre moto, dans votre voiture. Ne distrayez-vous avec le téléphone mobile ou avec autre chose.
tricche tricche l'ariola. Ah, a proposito, intanto fammi salvare qua. Allora, c'era qualcosa che mi diceva la produzione dei semi. Vediamo un po' se sta qua. Seed production. Let's check where is seed cleaner. Seed cleaner. Not here. Non questo. Vediamo un po'. Should be attrezzi, mi pare. Andiamo un po'. Eccolo qua, eccolo. Questo, ragazzi, vi consiglio questa mod. Questa mod vi pulisce i semi e vi andrà a produrre dei semi di qualità. Perfetto. Ok, allora andiamo a scaricare questo, poi acquistiamo un po' di cracked corn. Devo svacandare, devo svuotare sto coso qua, la produzione dei semi. È un'ottima mod, ragazzi, ve la consiglio. Si chiama Seed Cleaner, l'ho usata in questa serie anche su Farming 19. Ok, ovviamente ringrazio tutti quanti voi che state guardando questo video dall'inizio, naturalmente. A voi va un grazie particolare. Allora, adesso andiamo ad acquistare cracked corns. Prendiamo qualche migliaio di litri e lo diamo subito alle nostre gallinozze. Let's buy a few cracked corns for the chicken. Minerazzo, carica caffeina, queste non può mancare. Ecco qua, 9000 litri dovrebbe essere più che sufficiente, dovrebbero essere. Facci la miseria, 20.000 eurozzi. Vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare per recuperation. Allora, mo qua devo andare in retro march. Ok, qua facciamo la retro. Mi è passata già un'oretta, mi sa. Oh! Ma che fa? Non l'accetta. Ecco qua. Cracked corn. Oh yes, oh yes. Gasper Odsen, buon pomeriggio a te, bentornato, come stai? A proposito di girasoli, ragazzi, io ho fatto una gaffa, perché prima ho detto che non ne avevano bisogno di girasole gallinozzo, invece ce ne hanno bisogno. Io. Tutto bene, caro, è sempre un grande piacere leggerti qui. Oh, grazie per il raid. Ora me ne sono proprio accorto, purtroppo non ho capito perché questi alert non sempre mi partono. Comunque, grazie ovviamente per il raid, benvenuto, benvenuta, insomma, a chi è entrato nel canalozzo, welcome, thank you so much for the raid. Opla! Oppela, vai in retromarcia.
E tu se tu se tara, e tu se tu se mara, o va sparo zo tara, o va sparo zo toro, o bebu, nu aiu. Diciamo che in cuffia non mi arriva fortissimo, quindi sono stato fortunato che ho ridotto un pochettino il volume in generale, altrimenti veramente sarei zombato, avrei fatto un saltone, un salto esagerato. 60, 20, 20, adesso abbiamo il 100% di nutrimenti per le nostre gallinosse. E voilà, riproduzione, gallozzo, a 130 gallozzi. Beh, quanti gallozzi ci stanno? Beh, parecchi, eh. Ci sono, ci abbiamo 30 gallozzi. Stavo quasi per ribaltarmi, ma non adesso, quando ho fatto la registrazione di un'altra serie YouTube che sto portando. Ci è mancato poco il ribaltino là. Stavo per farmi una bella risatina. Allora, qua cosa ci abbiamo? Colza non ci serve, girasoli. Beh, qua ci abbiamo di tutto, ci abbiamo. Razione mista, ecco qua. Recuperiamola. Il carro, poi questo lo andiamo a mettere a posto. Allora, abbiamo fatto mangiare le vaccarozze. Abbiamo rabboccato perché stavano completamente a secco. È una mod di Farming 22. È la mod del CB. Allora, 9.42 del gioco, mo alle 10 abbiamo la nostra segretaria che ci dà il segnale orario. Oh, che fanno? Boh. Scusa, inizia il riempimento. Il tasto R? Boh, sì, va bene, tanto non mi serve. Allora, abbiamo rabboccato le gallinozze. Mo, opla, chicken gobno. Ui, ecco qua, ci ha quasi prodotto il primo, se stavo dicendo bancale, il primo coso qua. Allora, mo mi sa che devo svuotare questo, però, perché devo mettere il seed cleaner. Mamma mia, no, non mi conviene adesso. Non mi conviene svuotarla adesso, perché c'è tutto il materiale all'interno. Allora, vediamo un attimo nel frattempo i maialozzi se hanno bisogno di qualcosa. Tutti belli in boschation. Allora, qua vediamo un po'. Allora, paglia, ok, mi pare che qua stanno bene. Qui invece gallinozze, abbiamo capito. Andiamo a vedere un po' le pecorozze come stanno messe. Vediamo se hanno fatto qualche pallet di lana. Sono comode queste qua. Oh, anche qui ci siamo quasi. Questo ovviamente è volante. Devo trovare. Ah, ecco, la palla gommata. Devo tirare giù. Sperando di non incastrarmi, caro Gaspari, perché là è una situazione un po' strana. Allora, l'ho messo in un posto veramente un pochettino stretto. Io tanto da là devo dare un colpettino alla balla di erba, che è quella si assetta. Fassitz, Platz, Accucci, Saz, Sassi. Salutiamo a tutti, ecco qua. Saluto il mio grande amico Salvatore, naturalmente. Il mitico Sassa. E saluto anche il mitico Salvo Farmer Official, il mitico Salvuzzo,
che naturalmente amici ed amiche di YouTube vi invito a passare nel suo canale e ad iscrivervi, mi raccomando. Ok, qua è fatto. Allora, ma a livello di animalozzi stiamo a posto. Abbiamo lavorato in un campo, adesso vediamo un pochettino di andare dall'altra parte e vediamo come stanno un po' i cavallozzi. E vediamo eventualmente se c'è da spostare qualche pallet delle produzioni. E voilà, si parte. E noi ci abbiamo, soltanto noi ci abbiamo il cibo, la radio cibo nei nostri mesi. E lei Ciudad? Stiamo cercando Ciudad. Ragazzi, bello sketch quello lì del trailer di questa nuova serie. Ovviamente ci saranno tante novità, quindi potete anche provare a copiare lo zio Dab, ma sappiate che certe cose non potrete. E come dire, lo dico a quelli là che scopiazzano, ma non dicono dove hanno preso l'idea, invece lo dico. Se un'idea non è la mia. Babbo, allora, detto questo, parcheggiamo un attimo la macchina da qualche parte qua. Oppla, abbiamo fatto un'area un po' ostica. Anzi, questo quasi quasi lo metto davanti al panificio qua. Ovviamente questa mappa l'ho modificata, quindi è una mod, chiamiamola così, privata. Ecco qua. Vi basterà utilizzare il Giants Editor. Grazie. Vi basterà utilizzare la Giants Editor, che vi permetterà di poter rimuovere anche eventuali steccati, tutte queste cose qua. Non è difficile da utilizzare comunque lo Giants Editor. Allora, qua mi sa che mi manca un muletto, mi sa che qua ci vorrebbe un muletto. Mi sa. Sì. Ma io ero convinto di avere un muletto da qualche parte qua. Fammi vedere. Forse mi sto confondendo con qualche altra serie, mi sa. Vediamo un po'. Da qualche parte qua mi pare. Vediamo un po'. No, mi sto sbagliando. E allora va bene, ragazzi. Acquistiamo il muletto, ce lo facciamo portare da Ciruzzo, il nostro corriere di fiducia. Allora, ecco qua. Allora, facciamo quest'altro acquisto. Quindi, e stiamo a 20. Allora, qualcosa di non molto ingombrante. Ah, questo l'ho visto. Ah, quasi quasi. Fammi provare questo. Proviamo questo. Mani tu, mani giù, mani dove vuoi. Volevo danze. BTK. Vediamo com'è. Allora, vai. Ciruzzo. Poi Ciruzzo, grazie per averci portato il nostro bel nuovo mezzoccio. Sì, il pick up, scusami se ti ho letto sotto. Sì, il pick up, il clacson del pick up. Oh, questo non c'ha la visuale interna? No. Vabbè, potrebbe essere un bug di visuale. Allora, vediamo un attimino di spostare i bancali, questi qui, dell'uva. Ah, capacità uva esaurita, ok, tutto chiaro. Ok.
tutto chiaro. Todos claros. E allora, però vi faccio vedere il metodo Aleasso Aiea Aiea. Ovviamente si fa frontalmente questa operazione. Allora, fammi togliere un attimo sta cosa qua, altrimenti ogni volta è così. Allora, andiamo un po'. Non è questo. Allora, modalità aiuto per livello carburante, no, non è questo. Questo è il percorso. Impostazione di un hub per gamepad, no. Svolta socca, ah, ecco qua, perfetto, ok. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad utilizzare il metodo Aiea. Oh, però ragazzi, sto notando che questo muletto c'ha una barra, c'ha la barra di carico davanti che è fatta veramente bene. Fatta veramente come si deve. Questo mi piace. Allora, vediamo un attimo però. Spazio, capacità uva esaurita. Perché? Perché cibo per suini è completa. Uvetta, perché non mi produce uvetta? Allora, cibo per suini. Ok, allora mi sa che dobbiamo, noi andiamo a vendere il cibo per i suini, così, giusto, così recuperiamo qualcosina. Ci vendiamo questi 10.000 litri di cibo per suini, anche perché noi abbiamo l'altra produzione che ci permette di produrle. Eh sì, devo fare un po' di spazio assolutamente, caro Gaspari. Opla, mi facevo capo e muro. Assolutamente devo liberare l'uvetta, questa la devo andare a mettere là. Mannaggia, per un pilo non ho preso la situazione, anzi quasi quasi faccio lo screenshot, così mi trovo anche qualcosina per la copertina degli amici di YouTube. Ecco qua, questo è cibo per i maialozzi. Allora, vediamo un po'. Oh, solo 10.000. Vediamo un po'. Cibo per maialozzi. Recuperiamo qualcosina di soldi. Allora, dov'è? Cibo, dove sta? Ci abbiamo un sacco di mod carucce che dobbiamo provare, ma tutte quante. E naturalmente proveremo anche quelle del mitico Nick, che salutiamo. Allora, vediamo un po' se esce. Mangime, olio, uvetta, concime. Vabbè, andiamo, vediamo un po' se al supermercato lo accettano, anche se non penso, o eventualmente dal mercante di bestiame. Oppala, mamma mia, oh, mi sono incastrato. Oppala, si è incastrato. Incastration. Ok, facciamo così, sterz, facciamo il giro più light qua. Light motif. Allora, vediamo un po' se siamo fortunati e se riusciamo a vendere il cibo per i maialozzi da qualche parte, così da recuperare un po' di soldi. Aspetta un momento, il supermercato sta alla rotonda a sinistra, ok. Ai ai ai, se non lo riesco a vendere, è vero che lo posso riutilizzare con i maialozzi, ma recuperare 20.000 eurozzi mi farebbero comodo. Allora, vediamo un po' se l'accetta. Mo mi dice
cibo per maialozzi non accettato qui. E infatti non è accettato. E infatti cibo per suini non accettato qui. Non accettato, vabbè, abbiamo cibo per suini, vediamo un attimo che okay. Allora, orzo cippato, vediamo se riusciamo a trovare cibo per suini. Mi sa proprio che non si può vendere e quindi lo dobbiamo dare ai sì, va bene. Allora, mi sono incastrato ovviamente. Si vede che è un sacco di tempo che lo zio Dab non ci viene qua. Allora, quindi andiamo a... Anzi, questo quasi quasi lo svuoto nel silos qua, arriva da sto punto. Oh, 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 mamma mia che riflessi. Op, 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 gadget. Oh, gadget. Salutiamo l'ispettore gadget. Oppla, vai. L'ispettore gadget. Allungherà. L'ispettore gadget ti stupirà come l'ultima volta. L'ispettore Gadget è con noi e fra poco si sa che zio Dab finirà. Ok. Allora dovremmo averla liberata, infatti mo sto uscendo un po' di... E vediamo, uva, vedi adesso si sta consumando. Allora quasi quasi lo venderei. Quello non mi serve. Questo invece potremo, succo d'uva, potremo attivarlo. Vabbè, poi vediamo più là. Allora, vendita sì, perché noi già abbiamo un punto dove noi andiamo a fare la goose. Quindi qua, poi ce lo spostiamo alla proscen. Ok, allora, prendiamo un attimo la situazione. E se andassi a vendere l'uva, vediamo un po' l'uva quanto me la pagano, se il supermercato l'accetta. Uva, ah, succo d'uva, ai, succo d'uva, uva. Quindi l'uva non se la vintene. Succo d'uva, ok, quindi arrivato a questo punto mi conviene. Sì, spostiamo un attimo. I pallet questi qui. Vediamo se riusciamo a farlo con il metodo AIEA. Salutiamo Mr. Aleasso Aiaia, naturalmente il metodo non è mio, l'ha inventato lui, quindi per qualsiasi cosa rivolgetevi a Mr. Aiaia. Thank you so much Mr. Aleasso Allegraccia Aiaia. Vabbè, quello si è quasi ingastrato. Oh, ma oggi ci ingastriamo proprio. Andu bella.
L'uvetta serve ovviamente per creare le torte, ma mi sa che forse ci manca qualche ingrediente. Le uova. Ecco qua. Dovrebbe mancarci qualche ingrediente, mi sa, eh? Oh. Vediamo un po' come siamo messi. Allora, facciamo così. Adesso interrompiamo la produzione di uvetta e mettiamo a fare un po' di succo d'uva. Allora, uvetta... giusto, uvetta. Disattiva. Mettiamo a fare un po' di succo d'uva. Ecco qua. Generare. Ecco qua. Così nel prossimo episodio ci andiamo a vedere un attimo. Andiamo qua. Allora. Burro. Ma scusa, questo. Ah no, questa è uvetta. Scusate, ma con l'uvetta che si fa? One moment, please. Uvetta. Ma torte? Con l'uvetta non si faceva qualcosa? Ah, i cereali. Sì. I cereali. I was forgetting. I need those ingredients for making some cereals. Justement, j'avais oublié ça. Ce détail. Et voilà. Matrici, com'è possibile? Poi scarichiamo, facciamo scarication poi, naturalmente. Ci vediamo alla prossima. Ecco qua. Mappe quando ci ha costato sto carrellozzo qua. Allora, quanto ci abbiamo ancora? Lo zucchero si potrebbe portare a vendere, però, per esempio. Succo d'uva, tutto a posto. Però, mo faccio una cosa però. Thank you so much. Oui, DJ Sassi carissimo, buonasera. Scusami, ma devi sapere che qua l'overlay ogni tanto va e viene. Alla console c'è DJ Sassi. Alla console c'è DJ Sassi. Oui, Morino, grazie per il raid. Mamma mia, qua gli overlay non ultimamente mi stanno dando un po' di problemi. Oh, caro DJ, grazie ancora. Oh, c'è anche il mitico Ludo Air Cobra. Vediamo un po' se riusciamo a beccare un marito. Oh, grazie ragazzuoli, buon pomeriggio a voi naturalmente. Ragazzi, come andate alla vostra Lives? Qua sto cercando di fare un po' di logistica, come dice il mitico Fernbus, il mitico amico Fernbus, che saluto naturalmente. Oppala, allora sto provando questo nuovo questa nuova situazione qua, il nuovo muletto, che purtroppo
al momento non ha la visuale interna. Però ragazzi, devo essere sincero, una cosa bella è questa paratia che c'ha il mezzo, vedete? Questa specie di griglia che praticamente fa sì che se si prendono due file, quindi con il metodo Mister Aleasso, non andiamo a perdere i paccozzi. Allora, qua ci abbiamo un sacco di farina. Mamma mia, quanta farina. È il primo succo d'uva, ragazzi. Ho deciso di fare a questo giro di produrre un po' di succo d'uva, perché ovviamente, diciamo così, a produrre solo uvetta non mi sembrava il caso. Infatti mi sono ricordato che l'uvetta non si può vendere, ma serve solo per creare i cereali, quindi tutto sommato oggi abbiamo fatto? Abbiamo raccolto i girasoli, abbiamo ovviamente dato a mangiare alle vaccozze, i maialozzi stavano tutto a posto, alle gallinozze e Morino, mi ero scordato che avevo fatto passare un anno di gioco veloce, cioè un anno, diciamo un paio di mesi di gioco veloce, quindi mi sono ritrovato a dover rifare un po' il tutto qua. Quindi mo mi sa che la prossima volta ci faccio un po' di logistica. Di logistica. Allora, ma quasi quasi mi sposterei. I pallet questi qui di zucchero li porto già nella fabbrica dei cereali, così mi ritrovo già, opla, mi ritrovo già pronti per creare cereali. Ovviamente quasi sto pensando che a sto giro, ragazzi, a sto giro vediamo un attimo quanto ci abbiamo di zucchero, perché ho speso 60.000 euro qua per acquistare il muletto e sinceramente è un po' pesanduccio. Allora vediamo un po'. Allora, zuccheren, zu. Ci abbiamo anche la mod per i fiori. Allora, zucchero, ecco qua. Allora, caseificio ce l'abbiamo noi. Industrial Bark. Oh, qua ci potremmo fare un bel po' di eurozzi. Al ristorante, attenzione, ristorante. Dove si trova sto ristorante? Vediamo un po'. Ah, sì, ragazzi. Ci andiamo a vendere lo zucchero al ristorante, facciamo una bella svendita. Ora naturalmente prenderemo il nostro bel pick up, che vi faccio ascoltare il suono, e quelli un po' più grandi di età se lo ricorderanno. Ascoltate con attenzione. Vi ricorda qualcosa questo suono? Un'automobile russa di una serie televisiva degli anni 70-80, credo. Scrivetemi nei commenti, amici di YouTube, se vi ricordate di questa serie. E naturalmente tutti coloro che daranno la risposta esatta lo sapranno nel prossimo videozzo. Amici di Facebook, vabbè, anche voi amici di Facebook, ma anche amici di Twitch, scrivete nei commenti qual è questa serie di televisiva che c'era un'automobile con il CB e faceva questo suono. Scrivete, secondo me qualcuno di voi è un po' più grandicello, sicuramente starà dicendo io lo so. Vi devo dare un aiutino?
quasi quasi mi vado a vendere pure la le fragole, le fraise. Allora, dunque, allora le fragole, dove che conviene andarle a vendere? Vediamo un po'. Allora, fragole, ristorante 6,87. Allora sì, andiamo direttamente al ristorante. Scendiamo i lampeggianti e tuzzi e tuzzi, vai! Ovviamente mi ero completamente dimenticato della piccola modifica che aveva apportato su questo, su questa mappina qua. Aspetta. Oh, ma la nostra segretaria non ci ha avvisato che si erano fatte le 10:40, le 10? Ci abbiamo la mod del CB, ragazzi, qua dobbiamo risparmiare. Perché praticamente il telefono possedendo e con la radio CB è tutto che fa tutto. Ecco qua. Ah, questo è il ristorante di Moreno. 14 stelle, mi pare. Chef Moreno lo chiamano. Ecco qua, vai, vai. Vediamo se riusciamo a recuperare i 58.000 Everance. Vabbè, basterebbe anche la metà, ragazzi. Non su voi. Vabbè, sono sempre soldini, vai giù. Ecco qua. Ok. Allora, adesso andiamo a... Andiamo a... Andate... E tu, e tu, e tu, yes, oh yes. Allora, mi sono scordato quello che dovevo fare. Arriviamo a dove dobbiamo arrivare, mi ricordo. Allora, l'uva abbiamo detto di no. Ah, le torte. Le torte. Vendiamo un po' di tortine qua. Ops, scusate. Grazie ancora naturalmente a tutti coloro che si iscrivono al canalozzo. Chef, comandi chef, signor sì signore. Il nostro Morenoschi e tuzzi e tuzzi. Naturalmente grazie ancora a tutti coloro che si sono iscritti ai miei canali social, in particolar modo a YouTube. Allora, mo mi sono ricordato, dobbiamo vendere lo zucchero. La nostra gingerozza qui non ci dice niente, la nostra operatrice di centrale. Allora, attiviamo l'autocaricamento. Ecco qua, vediamo un po'. Solo questo? C'è finito. Ecco qua, vai, vai. Riempisci, riempisci, vai. Ecco qua, vai ragazzuoli. Andiamo a recuperare un po' di Everons. Quindi abbiamo detto zucchero, ya, zucchero, 557, 557, ristorante. E io vado al ristorante che sta proprio qua vicino. Beh, sciamani. Andiamo, andiamo. Yamma, yamma, yamma fatica. Yamma, yamma, yamma fatica. Venimmo puro zuccarello che è proprio, proprio bello. Yamma fatica, venimmo zucchero a caia la uè. Ragazzuoli, che canzoncina vi ho fatto. Zio Dab è un po' cantecozzo questa sera. Ah, uè, uè. Zio Dab. Il è un po' cantarozzo, cantarì. E voilà,
Comunque è bellino sto trattoriello della John Deere, che naturalmente lo trovate nel modab ufficiale. Le mod non presenti nel modab ufficiale, naturalmente le mod le trovate nel modab esterno che si chiama kingmods.net. Ma se siete interessati a provare le mod che sto utilizzando in questa serie, naturalmente vi ricordo che nella descrizione del video, per voi amici ed amiche di YouTube, trovate il link. Nella parte bassa della descrizione trovate il link delle mod che sto utilizzando, tutti i pacchetti, il pacchettozzo. E muore uno scritturo, e muore uno scritturo, e zungre lo skin. Marino, se c'hai 15 anni puoi partecipare, se c'hai meno di 15 anni allora devi guardare. Opla, vai, 6.000 prime adesso. Mitico Fanbus, buonasera a te carissimo e bentornato nel canalozzo. Facciamo una bella sbattutella di mani al nostro Mitico Fanbus, direttamente dalla Toscana, direttamente da Firenze. Non so se Firenze, se provincia di Firenze. Comunque ragazzuoli, vi presento l'amico Fanbus 08, che c'ha anche il suo canalozzo YouTube, che vi invito a passare ad iscrivervi. Fanbus, quando vivi l'autobusti ci fa chi con chi sciatta l'indisate come se fa, perché tu sei Fanbus. E abbiamo fatto una bella introduzione degna del nostro mitico Fanbus 08, ragazzuoli, che naturalmente vi invito a passare nel suo canalozzo di Twitch, ma anche di YouTube. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate le campanellozze. E naturalmente, se volete, anzi, se volete farlo anche voi amici di YouTube, naturalmente, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo. Mi raccomando che è tutto a fare gratuit, come dicono gli amici francesi, i cugini francesi, quindi è totalmente gratuito. Naturalmente non vi dimenticate di lasciare un bel like ai video i miei, ma non solo i miei, ma anche a quelli del vostro streamer preferito, grande o meno grande che sia, perché ragazzi è importante, perché ciò permetterà naturalmente ai nostri contenuti di poter essere messi in evidenza. E naturalmente i like sono totalmente anonimi, quindi anche il pollicione verso, però se proprio, diciamo, se vi siamo simpatici, naturalmente un bel pollicione in su ci fa sempre piacere. Oh, Morena è arrivata sulla pubblicità. Allora, quasi quasi mo vado a vendere pure questa farina, perché effettivamente ce n'ho tanta. E tuz, vai. Caro Fern, eri anche tu in live prima oppure sei appena rientrato? Opla! Ecco qua. Allora, vediamo un po' la farina, se ci costa. Sì, ci paga bene il ristorantozzo lì sul fiume, ragazzi. Avete visto che ristorantino? Quello è il ristorantino, ristorantozzo del nostro miticozzo Morenoschi e tuzzi e tuzzi. Ha scelto il posto giusto. Lui in realtà voleva un ristorante a forma di barchetta, solo che la barchetta non c'era, quindi comunque avete capito, no? In stile ranch, alla fine lui ha detto: oh, sai che c'è di nuovo? Lo metto su Fiumiciattolo, la bordo strada, perché quella strada è strategica. Vicino alla stazione si è andato a posizionare. Allora, farina, ristorante,
Industrial Bakery 9, 1754. Quindi andiamo al supermercato. Che fa Sbrun? È un po' complicatuccio. Fra quello che paghiamo per noleggiare il treno e quello che recuperiamo, non ci conviene. Non è conveniente, quindi noi scendiamo direttamente al supermercato, anche se comunque il panificio industriale, sto pensando di creare un altro profilo gioco per mettere i punti vendita, diciamo così, personalizzati. Oh no, Moreno, che dici? C'è troppo furbacchionos. C'è qualcosa che non capisco. Bus. Ah, l'ha scritto con la pronuncia inglese. Vai, vendi. Azu, buono. Mi sa che forse un'altra, se riesco a vendere un'altra. Quanto abbiamo recuperato? Vediamo un attimo. Allora, let's check how much we. Ah, ci mancano 5.000 verozzi. 5.100 verozzi. E abbiamo recuperato le spese. Ok, vediamo un po' se riusciamo ad andarci in pari. Allora, intanto però staccata, disattivare carico automatico, ok. Altrimenti ci acchiappa pure la signora qua e ce la si porta a giro. Allora, vediamo un attimo invece l'andamento delle torte. Allora, torte, vediamo un po' in che periodo conviene venderle. Allora, settembre. Ai primi di settembre, torte. Allora, qua porta 16.000, ok, quindi 16.000, ristorante, ragazzi, andiamo subito a vendere al ristorante le tortine, così recuperiamo abbondantemente i costi, abbiamo ammortizzato anche i costi del coso del muletto. Vediamo un attimo qua com'è la situazione, perché non se ne spawnano torte. Generare, ok. Pane per il momento non se ne parla, ok. Vediamo un po' quando riusciamo a recuperare. 4.800 litri a 10.000 verozzi, 20.000. Forse andiamo in attivo, ragazzi. Dovremmo andare in attivo. Allora, come mai? Ah, ok. E basta, in parte che dovevo comunque portarmi avanti un po' sta serie. Ho detto quasi, lo faccio in live piuttosto che farla in off camera, e quindi mi sono un po' improvvisato, poi improvvisata anche questa live, anche perché chissà bene, il martedì solitamente porto il Turbo Star del mitico Ralfuccio, il mitico Ralf Garage, quindi oggi diciamo che ho un po' come dire, ho fatto un po' una giornata così, diciamo un po' più easy. Vediamo un po' se i calcoli sono esatti, dovrei aver abbondantemente recuperato il costo. 41, forza ragazzi, siamo in attivo. Vai. Ecco qua. Allora, quanto siamo in attivo?
45.000 ragazzi, 45.000 Everozzi, sono tanti, ma c'ho da recuperare sulla serie quella lì, dalle stalle alle stelle, là veramente fare una cosa un po' particolare. Quindi amici di YouTube, vi invito naturalmente a non perdervi i prossimi appuntamenti della serie YouTube dalle stalle alle stelle, perché ci sarà una situazione strategica. Utilizzerà una strategia per recuperare il debito, che se non ricordo male si aggira intorno ai 120.000 Everozzi, quindi sono tanti Everons ragazzi. Naturalmente vedrete la situazione. Caro Morino, grazie ancora per essere passato, naturalmente a breve, fra poco anche io naturalmente faccio QRT, ovvero anche io vado a riposare la voce. E allora, come sempre, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale e tutti voi naturalmente che avete guardato fino a questo momento questo video. Ringrazio naturalmente i nuovi iscritti al canale Twitch e YouTube. Se non l'avete fatto, naturalmente vi invito a farlo, oltre naturalmente ad andarvi ad iscrivervi nei canali del Morino, del nostro Fernbus 08, che naturalmente sono, oltre ad essere dei bravissimi streamers, sono anche delle persone molto ma molto divertenti, serie e soprattutto mai scurrili. Quindi Zio Dab consiglia i canali questi qui, ma come dico sempre, amici ed amiche, se avete l'opportunità sostenete i vostri streamer preferiti, che siano essi famosi, meno famosi, perché questa cosa qui è importante. Naturalmente potete farlo sia tramite le sub, quindi tramite Amazon Prime, i bit, o semplicemente guardando le pubblicità quando partono. Ok, allora andiamo un attimino. Allora, dove è Peppiniello? Peppiniello, vi faccio vedere. Oh, Peppiniello si è mimetizzato. Allora ragazzi, io come sempre approfitto naturalmente per ringraziare tutti voi che mi avete seguito, grazie naturalmente ai nuovi iscritti al canale. Vi aspetto, mi raccomando, vi aspetto qui, mi raccomando, se non siete iscritti al canale fatelo, e vi ricordo di attivare le campanellozze. Allora ragazzi, quindi adesso è arrivato pure il nostro Peppiniello, e quindi grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono a you, grazie a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.